Michela allo specchio, questa è una sorta di confessione che io voglio rendere evidente a tutti coloro che insomma, vedranno, visioneranno il mio lavoro attraverso i video, attraverso questo canale, ma è una mia maniera per farmi conoscere e per essere sincera. Ho 47 anni e credo che nella mia vita non sono mai stata molto fortunata, anzi, credo che nonostante la mia età ho avuto pochi momenti di felicità e molta, molta, molta sofferenza. E non starò qui a piangermi addosso con l'universo mondo nel dire che cosa mi ha comportato la sofferenza, però ho una notevole sofferenza sia nell'infanzia che nell'adolescenza e ancora adesso non è che va benissimo, quindi sento di poter sperare e desiderare fortemente una ricompensa. Ciò che mi ha mantenuto in vita è stato l'amore per l'arte e per il bello, cosa che io ho sempre ricercato nell'architettura e nelle opere d'arte, e essendo nata appunto in Italia, questa magnificenza nell'arte c'è in strabordanza, insomma, in abbondanza e in concentrazione anche rispetto a tutto il mondo. Personalmente penso questo. Non è presunzione, ma credo che quello che c'è in Italia non c'è da nessuna parte, almeno con questa percentuale, perché ci sono diverse stratificazioni culturali e artistiche. Ma al di là di questo, torno a parlare di me, penso che l'arte mi abbia salvata. Il discorso di diventare madre è stato fondamentale per la mia vita, anche se è stato faticoso per una persona come me. Ritengo quindi di non essere stata ancora realizzata e spero in un futuro migliore di poter dare senso a questa mia vita. E quello che amo, al di là dell'osservazione dell'arte, della ricerca, perché scrivo anche un po', il restauro e la sua conservazione, cerco di praticare appunto la mia professione di restauratrice più che posso, anche se il discorso lockdown ha rallentato tutto, ha fatto sì che si potessero polverizzare tutti i miei progetti, almeno un paio di progetti, e una collaborazione di un mese che ho avuto prima del lockdown, esattamente tra marzo e aprile, insomma, una collaborazione di un mese circa, sempre di reintegrazione di decorazioni che riguardavano un tipo di oggetto che non ho mai trattato, ma adesso non voglio qui stare neanche a far capire di che cosa sto parlando. Ma non sono stata più contattata, quindi ho perso tutto nel lockdown. E questa cosa mi ha ovviamente creato, generato altre ansie, altre senso di soffocamento, perché questo mi ha portato ad avere il lockdown. Mi reputo una persona forte, molto forte, perché altrimenti sarei morta prima dei 47 anni, credo, per tutto ciò, ripeto, che ho dovuto passare. Però ho una notevole forza dentro di me che mi ritrovo ad avere. Sono abbastanza sola come persona. E per questo forse un po' ci sto bene e sono abituata a questo. Ripeto, traggo la mia forza e quindi lo dico anche come testimonianza per tutti coloro che hanno dei problemi nella vita, di aggrapparsi alle cose per cui sentono di essere nati e quindi dare, cioè farsi forza e spingere come una leva, come un fulcro che dà una forza rispetto alla loro vita, quindi spingersi a fare quello che sono stati chiamati nella vita a fare, quindi le cose che ti piacciono ma che non devono ovviamente nuocere a nessuno, devono essere costruttivi per gli altri e per se stessi, cioè questa bivalenza ci deve essere sempre, quindi fare qualcosa che sia utile anche per gli altri, non solo per te stesso, e quindi è un messaggio positivo, credo. Che altro dire? Dopo questa confidenza, se ci sono poi delle curiosità, delle domande, io poi lo ripeterò sui vari video che caricherò, potete farli, le domande, questioni, questionari, sondaggi, domande relative alla conservazione e al restauro, ma anche all'iconografia, come ho già scritto sul mio video sotto, ma non è stato osservato da molti.
E per cui torno a ribadirlo. Se c'è qualcosa della quale si vuole parlare, ovviamente nell'ambito delle mie competenze, io non ho la presunzione di parlare di tutto, però se ci sono delle preferenze di un argomento che tratti di restauro, conservazione, arte ed iconografia, sono pronta ad affrontarlo, ma anche eventualmente problematiche relative anche a come faccio a superare un determinato problema. Io direi sempre e comunque aggrappatevi alle cose che vi rendono felici. Detto ciò, buon lavoro a tutti e buona vita a tutti.